come sapete, ecco, scusate. Allora, come sapete, è sul ventesimo del Purgatorio. Lo leggiamo come al solito tutto di seguito, poi riprendiamo per spiegare, facciamo una pausa di 5 minuti durante la quale vi prego di inviarmi, se ne avete, le vostre domande alla chat e poi continuiamo e alla fine lo leggiamo tutto un'ultima volta. Contra miglior volere, voler mal pugne. Onde contro il piacer mio per piacerli, trassi dell'acqua, non sazia la spugna. Mossimi, il duca mio si mosse per li luoghi spediti più lungo la roccia, come si va per muro stretto a merli. Che la gente che fonde a goccia per gli occhi il mal che tutto il mondo occupa, dall'altra parte in fuor troppo s'approccia. Maladetta sii tu, antica lupa, che più che tutte le altre bestie hai preda per la tua fame senza fine cupa. O ciel nel cui girare par che si creda la co le condizioni di qua giù trasmutarsi, quando verrà per cui questa discesa? Noi andavamo con passi lenti e scarsi, e io attento all'ombre, chi sentia pietosamente piangere e lagnarsi. E per ventura udì dolce Maria dinanzi a noi chiamar così nel pianto, come fa donna che in parturir sia, e seguitar, povera fosti tanto quanto vedersi può per quell'ospizio dove esponesti il tuo portato santo. Seguentemente intesi, o buon Fabrizio, con povertà volesti anzi dir tutte che gran ricchezza posseder con vizio. Queste parole m'erano sì piaciute ch'io mi trassi oltre per aver contezza di quello spirito onde parean venute. Esso parlava ancor della larghezza che fece Niccolò alle pucelle per condurre ad onor lor giovinezza. O anima che tanto ben favelle, dimmi chi fosti, dissi, e perché sola tu queste degne lode rinovelle? Non fia senza mercé la tua parola. Sì, io ritorno a compier lo cammin corto di quella vita che al termine vola. Ed elli io ti dirò, non per conforto che io attenda di là, ma perché tanta grazia in te luce prima che si è morto. Io fui radice della mala pianta che la terra cristiana tutta adugia, sicché buon frutto rado se ne schianta. Ma se Edoardo lì l'agguanto e bruggia potesser, tosto ne saria vendetta, e io la cheggio a lui che tutto giuggia. Chiamato fui di là Ugo Ciappetta. Di me son nati Filippi e Luigi, per cui novellamente è Francia retta. Figliol fui io di un beccaio di Parigi. Quando gli regi antichi venner meno, tutti fuorché d'un renduto in panni bigi, trovammi stretto nelle mani il freno del governo del regno e tanta possa di nuovo acquisto e sì d'amici pieno che alla corona vedova promossa la testa di mio figlio fu, dal quale cominciano di costor le sacrate ossa. Mentre che la gran dota provenzale al sangue mio non tolse la vergogna, poco valea, ma pur non facea male. Lì cominciò, con forza e con menzogna, la sua rapina, e poscia per ammenda, Ponti e Normandia prese, e Guascogna. Carlo venne in Italia e per ammenda, vittima fe di Corradino, e poi ripinse al ciel Tommaso, per ammenda. Tempo veggio, non molto dopo ancora, che tragi un altro Carlo fuor di Francia per far conoscere meglio e sé e i suoi. Sansarme esce solo con la lancia con la qual giostrò Giuda e quella punta sicchia Fiorenza fa scoppiar la pancia. Quindi non terra, ma peccato e onta guadagnerà per sé tanto più grave quanto più lieve simil danno conta. L'altro che già uscì preso di nave, veggio vender sua figlia e patteggiarne come fanno i corsar dell'altre schiave. O avarizio, che puoi tu più farne? Poscia che al mio sangue a te si tratto, che non si cura della propria carne?
Perché m'empaia il mal futuro, il fatto, veggio in alagna entrarlo fiordaliso e nel vicario suo Cristo esser catto. Veggio un'altra volta esser deliso. Veggio rinovellar la cepa il fieve e tra vivi ladroni essere anciso. Veggio il nuovo Pilato sì crudele che ciò non sazia, ma senza decreto portar nel tempio le cupide vele. Oh Signor mio, quando sarò io lieto a veder la vendetta che nascosa fa dolce l'ira tua nel tuo secreto. Ciò che io dicea di quell'unica sposa dello Spirito Santo e che ti fece verso me volger per alcuna chiosa, tanto è risposto a tutte le nostre prece quanto il dì dura, ma com'è sanotta, contrario son prendemo in quella vece. Noi ripetiamo Pigmalione a lotta, cui traditore, ladro e parricida fece la voglia sua dell'oro ghiotta. E la miseria dell'avaro Mida che seguì alla sua banda gorda, per la qual sempre conviene che si rida. Del folle Acancia ciascun poi si ricorda come furono le spoglie, sicché l'ira di Giosuè cui par che ancor lo morda. Indi accusiam col marito Saffira, lodiamo i calci che ebbe Liodoro, e infamia tutto il monte gira, Polinestor che ancise Polidoro. Ultimamente ci si grida, Crasso, dilci che il sai, di che sapore è l'oro? Talor parla l'un l'alto e l'altro basso, secondo l'affezion che a dirci sprona, ora maggiore, ora minor passo. Parò al ben che il dici si ragiona, dianzi non era io sol, ma qui da presso non alzava la voce altra persona. Noi eravamo partiti già da esso e brigavamo di soverchiar la strada, tutto quanto al poder ne era permesso, quando io sentii come cosa che cada tremar lo monte, onde mi presi un gelo qual prender suol colui che a morte vada. Certo, non si scoteo sì forte velo, pria che Latone in lei facesse il nido a parturirgli due occhi del cielo. Poi cominciò da tutte parti un grido tale che il maestro inverso me si feo, dicendo: Non dubbiar mentr'io ti guido. Gloria in eccelsis tutti Deo dicea, per quel ch'io da vicin compresi, onde intender lo grido si poteo. Noi stavamo immobili e sospesi come i pastor che prima udir quel canto, finché il tremar cessò ed el compiesi. Poi ripigliammo nostro cammin santo, guardando l'ombre che giacean per terra, tornate già in sull'usato pianto. Nulla ignoranza mai con tanta guerra mi fe desideroso di sapere, se la memoria mia in ciò non erra, quanta pareami allor pensando avere, né per la fretta di mandare roso, né per me lì potea cosa vedere. Così mandava, timido e pensoso. Dunque, ricordate che nel canto che abbiamo letto la settimana scorsa, Dante ormai nella cornice dell'avarizia e la prodigalità, aveva parlato con Adriano V, questo papa che, come gli altri suoi compagni di pena, è disteso per terra, guardando verso il basso e rivolgendo i dossi, no? Il dosso suo, come tutti gli altri, a Dio. Dante confessa qua che non era ancora soddisfatto della risposta che Adriano gli stava dando, ma che Adriano aveva voluto lui interrompere il dialogo con Dante per riprendere la sua maggior cura, che era il pianto, attraverso il quale, vi ricordate, sia Dante che Adriano dicono si matura quella purezza richiesta per andare in cielo. E quindi con la metafora della spugna non ancora del tutto carica d'acqua, come Dante avrebbe voluto, inizia il canto facendo riferimento appunto a questa mancata soddisfazione totale della risposta di Adriano. Inizia appunto il canto
contra miglior voler mal pugna, cioè contro una volontà migliore, come era quella di Adriano, di continuare la sua purgazione, il volere, quello proprio di Dante, pugna male, quindi vince il volere maggiore. Onde, cioè per cui, contro il mio piacere, dice Dante, per far piacere a lui, ad Adriano Punto, trassi dell'acqua non sazia la spugna, cioè finì di domandargli anche se non ero del tutto sazio, avrei voluto parlarne ancora. E quindi Dante, congedato da Adriano, continua la sua strada. Mossimi, quindi mossi, e il duca mio si mosse per i luoghi spediti pur lungo la roccia, come si va per muro stretto ai merli. Cioè, Virgilio comincia a muoversi davanti a Dante, Dante dietro, come in fila indiana, proprio nel bordo della roccia, come si cammina stretto ai merli nelle città arroccate, vero? E quindi in uno spazio molto piccolo. E adesso chiarisce perché al verso settimo. Che la gente che fonde a goccia per gli occhi il mal che tutto il mondo occupa, dall'altra parte in fuor troppo s'approccia. Cioè, già che la gente che sta scontando l'avarizia, e come lo dice Dante, a goccia, cioè con le lacrime, sta fondendo attraverso gli occhi il male che occupa tutto il mondo. Questa gente, cioè i penitenti avari, si avvicinano, cioè si ammucchiano, sono tutti radunati dall'altra parte, quindi lasciano una strada stretta a Dante e Virgilio per passarci. Quindi questa è una constatazione sia fisica che indicativa del giudizio di Dante sulla grande presenza dell'avarizia nel mondo attuale e quindi tra i penitenti che sono ancora nel purgatorio. E infatti il mal che tutto il mondo occupa, cioè l'avarizia, era già stata, vi ricordate, insomma, allusa da Dante nel canto 19 dell'Inferno, non a caso nel canto della Simonia, dico non a caso perché Dante ha appena parlato con un papa, eppure in quel cerchio aveva parlato con un papa, in quel caso con Niccolò III, e aveva detto nella violentissima invettiva che il personaggio si è permesso in quel momento, aveva detto: la vostra avarizia rattrista il mondo. E quindi di nuovo questo peccato è, diciamo, definito da Dante come quello più grave per quel che riguarda le conseguenze sociali e quindi il malessere nel mondo. E immediatamente associa, come avevamo già fatto nel primo dell'inferno, simbolicamente questo peccato con la lupa, al verso decimo: maledetta sie tu, antica lupa, che più che tutte le altre bestie hai preda per la tua fame, senza fine cupa. Cioè, che tu sia maledetta, antica lupa, cioè che rappresenti l'avarizia, che hai preda molte di più di quanto ne abbiano gli altri animali. E quindi che vuol dire? Che la lupa è il peccato che più prende persone, quindi l'avarizia ha molte più vittime nel mondo degli altri animali che rappresentano i peccati. A causa della tua fame, dice Dante, senza fine cupa, cioè senza fine cupida, cioè desiderosa, avida. Vi ricordate che nel primo canto dell'Inferno la lupa era caratterizzata appunto come quella che sembrava carica di tutte le brame nella sua magrezza e che
Dopo il pasto aveva più fame di quanto non avesse prima di aver mangiato. E quindi Dante riprende l'immagine della lupa quando appunto ricorda di aver visto la quantità di penitenti avari che superava ampiamente la quantità di penitenti delle altre fornici che ha visto finora. Va bene? E immediatamente ricordando la lupa, che ci aveva già presentato nel primo dell'inferno, ricorda la profezia che allora, a proposito appunto della lupa, gli aveva fatto Virgilio all'inizio del viaggio. Vi ricordate la prima profezia del libro? La sola vera profezia, nel senso che si riferisce a fatti che non si erano ancora avverati quando Dante sta scrivendo, e infatti lo stiamo ancora aspettando, questo veltro. Riguardava appunto questo cane da caccia che, da ciò che Virgilio annunciò nella selva, sarà lui a cacciare questa lupa e a rimandarla nell'inferno da dove uscì a causa dell'invidia. E quindi il Dante scrittore, che sta scrivendo questo molti anni dopo, ricordando la quantità di vittime avari che la lupa ha fatto, dopo aver ricordato la lupa, ricorda appunto questa profezia di Virgilio e al verso 13 esclama: O ciel, nel cui girar par che si creda le condizioni di qua giù trasmutarsi, quando verrà per cui questa discenda? Cioè, o cielo, nei cui giri sembra che si creda che le condizioni di qua giù del mondo si trasmutino, quando arriverà questo veltro, appunto, questo riformatore a causa del quale questa lupa scomparirà. Vedete che Dante, che ha sentito nel mezzo del suo viaggio nel Purgatorio che in realtà i fatti del mondo non dipendono dai cieli, bensì dalla libertà degli umani, mitiga l'affermazione secondo cui il rinnovamento del mondo dipende dai cieli attraverso questi verbi par che si creda, vero? E quindi sta domandando ai cieli, cui di solito sembrano attribuirsi i mali del mondo, quando ci sarà la giustizia, quando arriverà questo veltro. L'immagine del veltro è molto importante qua perché, come abbiamo commentato all'inizio dell'anno scorso, quando abbiamo letto il primo canto dell'Inferno, la figura del veltro, ha come possibilità latenti sia quello del riformatore politico che quello del riformatore religioso, che per Dante poi non sono entità così separate se, diciamo, l'imperatore e il papa, che sono le due grandi autorità del mondo, sono provvidenziali, cioè il loro potere deriva direttamente da Dio. E perché, sto scomodando questi due poteri in questo momento? Perché tra un po' nel canto comincerà con molti dettagli la storia dei re di Francia, che corriamo il rischio che ci distraggano dal tema generale del canto, che è sempre l'avarizia, che per Dante è alla base del disordine e il disagio in cui vive il mondo. E quindi la figura del veltro qui è importante perché funge da anello narrativo tra il potere spirituale che era, insomma, impersonato in Adriano V e il potere, politico temporale, che ora, verrà richiamato appunto da questa storia della dinastia francese, che, come vedremo, per Dante simboleggia preda anch'essa dell'avarizia, come la Chiesa, l'impedimento principale affinché si avveri l'unione politica nella monarchia universale.
Bene, ora cercheremo di cogliere al di là dei riferimenti ai diversi re francesi sui quali sorvoleremo un po', qual è il senso proprio di questo discorso in mezzo al girone dell'avarizia. Allora, al verso 16, finita, diciamo, questa espressione di desiderio di Dante di giustizia, che era un'intrusione, insomma, del Dante poeta, si torna al punto di vista del narratore e continua: noi andavamo con passi lenti e scarsi, e io attento all'ombre, chi sentia pietosamente piangere e agnarsi. Cioè, noi camminavamo, dice Dante, io Virgilio, con passi lenti e brevi, perché appunto c'erano molte anime per terra. E io, dice Dante, attento alle ombre per non calpestarle, che io sentivo che piangevano pietosamente e si lagnavano della loro condizione. E per ventura udì, Dolce Maria, dinanzi a noi chiamar così nel pianto come fa donna che in parturir sia, e seguitar. Povera fosti tanto quanto veder si può per quell'ospizio dove esponesti il tuo portato santo. Allora Dante dice che per ventura sentì che qualcuno davanti a lui e Virgilio chiamava mentre piangeva Dolce Maria come fa una donna che stia partorendo. Nel paradiso avremo modo di tornare su questa abitudine che evidentemente era dell'epoca, cioè il fatto che le donne nel parto invocassero Maria. E in questo caso Dante dà per scontato che i lettori cui si rivolge conoscono questa abitudine ed è importante questa similitudine, cioè tra diciamo, la dichiarazione ad alta voce che fa un'anima qua, che ora vedremo che cos'è, e la situazione del parto, perché appunto qui cominciano, come ognuno di noi può prevedere, vista la nostra esperienza in purgatorio, gli esempi della virtù che si oppone al peccato che lì si sta purgando. In questo caso gli esempi sono di povertà e come al solito il primo esempio appartiene al repertorio mariano. Ed è interessante come la povertà in questo primo esempio è fortemente legata alla fertilità miracolosa, perché appunto un'anima di quelle che si stanno purgando dice Dolce Maria, lo dice nel pianto come se stesse partorendo, sei stata tanto povera quanto si può vedere per l'ospizio dove hai partorito, cioè dove ti sei scaricata dal tuo santo portato. E quindi diciamo, si suggerisce che fra tutte le virtù straordinarie di Maria, la povertà non è stata minore perché Dio la scegliesse come madre di Cristo, vero? E immediatamente arriva un altro esempio di virtù che si oppone appunto all'avarizia, seguentemente intesi, o buon Fabrizio, con povertà volesti, anzi virtute che gran ricchezza posseder con vizio. Questo secondo esempio invece è pagano. Fabrizio, un console romano del III secolo avanti Cristo, che rifiutò dei grandi regali offertigli e morì povero. Dante lo prende come esempio di quei romani veramente santi, sia nel convivio che nella monarchia. E quindi dice: Buon Fabrizio, hai preferito la virtù con povertà piuttosto che possedere grande ricchezza. In un modo immorale, con vizio. Allora, di fronte a questi due esempi di povertà virtuosa, Dante vuole sapere, insomma, chi è che le sta dicendo, perché evidentemente trova questo discorso del tutto consono a quei discorsi che lui stesso ha fatto e farà.
Quindi al verso 28, queste parole mi erano sì piaciute, che io mi trassi oltre per aver contezza di quello spirito onde parean venute. Cioè, mi erano piaciute così tanto queste parole che ricordano la dignità e la fertilità della povertà, che io avanzai andare oltre per avere conoscenza, per cercare di capire chi era lo spirito da cui provenivano le parole, che ricordiamo Dante non può vedere in faccia perché sono tutti, insomma, con la pancia all'ingiù. E mentre Dante si avvicina, sente un terzo esempio di povertà virtuosa. Esso parlava ancora della larghezza che fece Niccolò alle pulcelle per condurre ad onor lor giovinezza. Cioè, stava parlando mentre io mi avvicinai della larghezza, cioè della generosità che fece Niccolò, San Nicola di Bari, è questo santo che visse a cavallo tra il III e il IV secolo, vescovo di Mira, di cui insomma, c'era questa storia secondo cui, venendo a conoscenza del fatto che tre figlie giovani, molto giovani, di un nobile che aveva perso tutte le sue ricchezze, stavano per prostituirsi a causa della povertà, lui aveva lasciato delle monete d'oro per tre notti di seguito a casa loro, che permise il padre di offrire una dote per sposarle. E quindi vedete che le pulcelle sono appunto queste tre giovani che grazie alla larghezza di Niccolò poterono condurre la loro giovinezza all'onore del matrimonio. Bene? Allora, nel frattempo Dante ha raggiunto quest'anima e quindi al verso 34 gli domanda sulla sua identità. O anima che tanto ben favelle, dimmi chi fosti, dissi, e perché sola tu queste degne lode rinovelle. Allora, Dante gli domanda due cose che nella lunga risposta che darà questo personaggio cercheremo di cogliere puntualmente. Intanto il vocativo è di nuovo significativo. Dante aveva già detto che gli erano piaciute molte, molto queste parole, e adesso lui all'anima stessa gli dice: o anima che stai parlando così bene, e quindi c'è fin dall'inizio di questo discorso una totale consonanza tra le idee di Dante e quelle che esprimerà questo stesso personaggio. Dimmi chi sei stato quando eri vivo e perché sola tu rinnovi queste degne lode della povertà, cioè perché sei l'unica che dice queste parole. Questa è la seconda domanda di Dante, cioè la prima è sull'identità di questo personaggio e la seconda sulla natura di questo stimolo a fare la virtù opposta all'avarizia, che in questo caso Dante è sorpreso, insomma, che sia una sola anima a pronunciarlo. E allora poi aggiunge, come al solito quando chiedi un favore a un personaggio, aggiunge che lui può ricambiare questo favore, no? Quando sarà tornato al mondo e potrà pregare per queste anime oppure trasmettere ai parenti loro la bella novità che sono salvi, vero? E quindi al verso 37 è sempre il Dante personaggio che sta parlando. Non fia senza mercé la tua parola, se io ritorno a compier lo cammin corto di quella vita che al termine vola. Cioè, la tua parola non sarà senza mercé, cioè avrà un premio se io ritorno a compiere quel cammino corto di quella vita che vola al suo termine. Questo verso 39 anticipa in qualche modo la formulazione solenne che farà Beatrice nell'ultimo canto del Purgatorio, dicendo che la prima vita, la vita di noi lettori, è un correre alla morte, che è appunto il titolo che abbiamo dato alla chiacchierata che qualcuno di voi ha sentito
l'altro ieri che abbiamo tenuto in occasione dell'esatto settimo centenario della morte di Dante, che è stato questa settimana. E abbiamo parlato appunto con un mio collega di questo verso, no? Della vita che un correre alla morte. E che implica ovviamente l'idea del cammino, come dice qui esplicitamente al verso 38, e aggiunge l'idea della velocità e della brevità di questa breve vita che appunto noi viviamo al mondo e che contrasta con la vita eterna, cui hanno già avuto accesso i penitenti. Quindi Dante, per dire che è ancora vivo, in qualche modo ricorda quest'anima sofferente, che loro sono già avviati nella vita eterna. E allora il verso 40 risponde quest'anima ed egli: io ti dirò non per conforto che io attenda di là, ma perché tanta grazia in te luce prima che sia morto. Cioè, quest'anima fa un chiarimento che poi più avanti capiremo meglio perché lo fa. Perché dice: io ti dirò quello che tu mi stai domandando, cioè chi ero io e perché stavo recitando da solo questi elogi della povertà, ma non perché io mi aspetti un conforto dal mondo dal quale tu vieni, ma perché in te riluce questa straordinaria grazia prima che tu sia morto. Quindi quest'anima eccezionalmente non chiede a Dante qualcosa in cambio, ma comunque riconosce che se Dante sta potendo fare questo viaggio da vivo è perché è stato privilegiato di una particolare grazia, per cui non si può, diciamo, negare quello che lui chiede. E allora comincia a presentarsi, e la prima cosa che dice è che lui fu il capostipite della casa regale di Francia, che era nell'epoca di Dante uno dei poteri più importanti che in qualche modo concorreva con la Chiesa e l'impero. E allora la prima cosa che dice al verso 43 è: io fui radice della mala pianta che la terra cristiana tutta duggia, sì che buon frutto rado se ne schianta. Allora, io fui la radice della mala pianta, una triste constatazione iniziale, vero? Questo chiaramente che se è lì è stato avaro, si dice radice di una pianta che fin dall'inizio sembra segnata dall'avarizia, che è la casa regale francese, e che poi viene caratterizzata come quella pianta che adugia, cioè adombra del tutto la terra cristiana, così che poche volte se ne schianta un buon frutto. Allora, questa metafora dell'albero, della pianta, insomma, che di solito dà brutti frutti, e che mette in ombra la terra cristiana, è molto significativa perché, come noi abbiamo detto fin dall'inizio della lettura, per Dante il sole rappresenta Dio, come dice lui esplicitamente nel convivio e suggerisce tante volte nel poema. E quindi il fatto che la terra cristiana sia in ombra implica che questa casa francese, che qui è metaforicamente un albero che adombra, impedisce che il sole illumini la terra cristiana. E quindi sta intaccando in qualche modo il rapporto naturale che dovrebbe esserci tra Dio e il mondo cristiano. E al verso 46, immediatamente, il desiderio di vendetta, cioè di giustizia divina,
nei confronti di questi re. Macedoagio, Lilla, Guanto e Brugia potesser, tosto ne saria vendetta, e io la cheggio a lui che tutto giuggia. Allora, questi quattro nomi propri, Doagio, Lilla, Guanto e Brugio, sono quattro importanti città della Fiandra che sono state tradite da Filippo IV, appunto uno dei discendenti di quello che sta parlando, in una delle guerre appunto tra la Fiandra e la Francia, e immediatamente, allora sta dicendo, se la Fiandra potesse, tosto, cioè subito, ci sarebbe una vendetta, cioè la giustizia divina. E io la chiedo a Dio, cioè a lui che tutto giudica, dice con un francesismo, giugia, questo appunto che è francese. È quello che lui sta chiedendo, interessante perché non è una profezia, ma effettivamente quando Dante sta scrivendo questo conosce, insomma, le conseguenze di questa richiesta, perché appunto nel 1302 ci fu una ribellione di queste città, insomma, i francesi persero a Courtrai il loro potere, e quindi in qualche modo per i lettori che stanno leggendo questo dopo il 1316-17, quella sconfitta della Francia da parte della Fiandra viene letto come la risposta a questa richiesta, del capostipite della casa francese, il che fa vedere proprio la deformazione della naturale, genetica di una casa regale, vero? Perché è lo stesso, insomma, padre, tra virgolette, dei re che seguono, che chiedono che i discendenti perdano, vista la loro malvagità. Va bene? E adesso si al verso 49, si presenta, chiamato fui di là Ugo Ciapetta, di me sono nati Filippi e Luigi, per cui novellamente è Francia retta. Allora, io fui chiamato Ugo Ciapetta. Ugo Capeto è effettivamente un personaggio che Dante in realtà confonde con suo padre. Qui c'è una confusione tra due personaggi storici, per cui è abbastanza complesso questo discorso, ma seguiamo quello che Dante ci dice, che è quello che interessa a noi. Allora, da me provengono tutti i re di Francia, i Filippi e i Luigi, che sono appunto i nomi che si alternano tra i re della Francia dal 1060 in poi, sono tutti Filippo o Luigi, per cui Francia è retta novellamente, cioè ultimamente, e quindi dopo la dinastia carolingia, che è quella più tradizionale, va bene? E quindi lui sta dicendo: io fui il primo della dinastia che regge la Francia dal X secolo fino ad oggi, fino al 1300. E immediatamente si dichiara di origini umili, il che oggi sappiamo che non è vero, ma che era una leggenda che Dante prende da diverse fonti letterarie. Al verso 52, figliuol fui io di un beccaio di Parigi, cioè io sono stato figlio di un beccaio, è un commerciante di carne, no? Di bestiame. Quando gli regi antichi venner meno, tutti fuorché un renduti pannibigi, trovammi stretto nelle mani il freno del governo del regno e tanta possa di nuovo acquisto e sì di amici pieno, che alla corona vedova promossa la testa di mio figlio fu, dal quale cominciar di costor le sacrate ossa. Allora, quando i re antichi, quelli appunto della dinastia carolingia, vennero meno tutti, quindi morì l'ultimo, che era Ludovico V, tranne che uno, dice lui, che si è renduto in Pannivigi, cioè che diventò prete, in realtà ce n'era un altro,
Carlo Duca di Lorena, ma che Ugo ammazzò, però vabbè, questo non c'è nel racconto dantesco. Io mi trovai stretto nelle mani il freno del governo del regno, cioè, e con tanto potere di nuovo acquisto, quindi di poter acquistare un potere che era rimasto vuoto, e così pieno di amici, che la testa di mio figlio fu promossa alla corona vedova, quindi approfittai per far diventare re mio figlio. Cioè lui era un duca di Borgogna che, vedendo questo vuoto della dinastia carolingia, propone, secondo il racconto di Dante, suo figlio come re, dal quale, dice al verso 59, cominciarono di costoro, cioè dei Filippi e dei Luigi di cui ha parlato prima, le ossa sacrate, perché infatti si consacravano dal vescovo di Reims, tutti i re di Francia. E immediatamente, siccome lui ha prima dato per scontato che la casa francese è del tutto corrotta, adesso dice al verso 61: mentre che la gran dota provenzale al sangue mio non tolse la vergogna, poco valea, ma pur non facea male. Cioè, finché non si è aggiunta la dota provenzale, cioè finché nel mille, qui sta facendo riferimento al fatto che 2 secoli dopo questo inizio di cui ho appena parlato, nel 1245, Carlo I di Angiò sposò Beatrice, la figlia, insomma, di Raimondo Berenguer, di cui abbiamo avuto modo di parlare prima, che era il duca di Provenza, e quindi lì si unirono i regni della Provenza con quello della Francia. Allora, quello che lui sta dicendo è che finché la Francia non ebbe questa dote ricevuta dal matrimonio con la Provenza, e perse quindi la vergogna, perché lì cominciarono, secondo Ugo, i grandi malfatti della Francia, valeva poco, ma almeno non faceva del male. Lì, cioè nel 1245, cominciò con forse con menzogna la sua rapina, cioè lì iniziarono le conquiste illegittime della Francia. E poscia, per ammenda, Ponti e Normandia prese Guascogna. Per ammenda, qui al verso 65, usato per la prima volta di 3 volte in cui c'è in rima, sempre con valore sarcastico, perché per ammenda è come per equivale a dire per compensare, ma invece di dire cose che compensano la malvagità, si vanno aggiungendo altri, insomma, atti improbi. E quindi sta dicendo: comincia la rapina, e per ammenda prese anche questi territori. Ponti Normandia in realtà era stata presa prima, no? Storicamente, ma qui Dante l'attribuisce a un fatto posteriore, l'unione con la Provenza, Ponti, Normandia e Guascogna, che erano territori inglesi. E adesso dal verso 67 inizia la parte che più può interessare Dante e i suoi lettori, perché inizia il racconto della presenza della Francia in territori italiani. E quindi al verso 67, Carlo venne in Italia e per ammenda vittima fe di Corradino e poi ripinse al ciel Tommaso per ammenda. Allora, Carlo venne in Italia e ammazzò, no, decapitò l'ultimo rappresentante della casa sveva, Corradino, dopodiché il potere ghibellino finì in Italia per sempre. E poi, e qua Dante segue una leggenda secondo cui Carlo di Angiò avrebbe avvelenato Tommaso d'Aquino, che è una cosa che, insomma, oggi sappiamo non vera, non storica. E adesso al verso 70,
70, 70, inizia una serie di profezie perché Ugo Capeto continua la sua narrazione includendo da ora in poi fatti che sono futuri rispetto del momento in cui dialogo. Perciò inizia con questa espressione tempo veggio, cioè vedo io un tempo, cioè lo vedo nel futuro, non molto dopo in poi, cioè per il quale non manca molto tempo, che tragge un altro Carlo fuori di Francia per far conoscere meglio esse e i suoi. Un tempo che tira fuori un altro Carlo, Carlo di Valois, fratello di Filippo IV il Bello, che Dante non nomina mai direttamente, ma sempre attraverso epiteti insultanti, che dice, lo trae fuori dalla Francia per far conoscere di che tipo di terribile persona è. E infatti nel 1301, perciò lui dice non manca molto, perché stanno parlando nel 1300, Carlo di Valois va in Italia, no, dalla Francia, per riconquistare il regno della Sicilia che era stato tolto ai francesi dopo i Vespri siciliani. E al verso 73, Sansara me ne esce solo con la lancia con la quale giostrò Giuda e quella punta sì che a Fiorenza fa scoppiare la pancia. Allora, questo è molto importante perché dice, esce senza armi, quindi trova qualcuno dentro che lo aiuta. Solo con la lancia del tradimento, cioè quella con la quale giostrò Giuda Scariote, e con quella punta verso la pancia di Firenze facendola scoppiare. Infatti, Carlo di Valois era stato inviato in Italia da Bonifacio VIII, il papa contro il quale Dante tante volte fa le sue invettive, apparentemente come paciere, cioè per pacificare Guelfi e Ghibellini e soprattutto Guelfi bianchi e Guelfi neri che erano arrivati a una situazione di estrema tensione. Però in realtà a tradimento aveva appoggiato i Guelfi neri, prendendo il governo di Firenze con questa sorta di colpo di Stato per il quale Dante stesso andò in esilio. Quindi questa immagine del fatto che a Fiorenza fa scoppiare la pancia è davvero un'immagine molto efficace perché diciamo, fa capire che Firenze era gonfia come se ci fosse già un'infezione interna, che era appunto questa rivalità violenta tra Guelfi bianchi e Guelfi neri, ma che con l'aiuto della Casa di Francia e del Papa arriva proprio a fare evidente tutto quello che si stava marcendo dentro e a lanciare fuori gli esiliati, cioè i fuoriusciti, tra cui Dante stesso. E quindi questo è, diciamo, un'altra delle profezie che riguardano l'esilio di Dante, anche se qua il personaggio sta parlando in genere di tutte le terribili cose che fecero i re francesi. E al verso 76 continua, quindi non terra, ma peccato e onta guadagnerà, per sé tanto più grave quanto più lieve simil danno conta. Cioè da lì, dall'Italia, non otterrà terre, perché infatti non ottenne la Sicilia, Carlo di Valois, dopo questa cosa, ma solo peccato e vergogna, molto più grave per lui, per cui lo considera un danno lieve e quindi tanto più grave quanto meno grave lo considera lui. E adesso un'altra profezia che inizia al verso 79, che di nuovo insomma il verbo veggio al verso 80,
L'altro che già uscì preso di nave, veggio vender sua figlia e patteggiarne come fanno i corsar delle altre schiave. L'altro è Carlo II di Angiò, di cui Dante parla cose dice cose terribili nel Convivio, nel De volgari eloquentia e nel Paradiso, come vedremo, che era già stato preso perché era stato vinto dagli aragonesi nel 1284 con i Vespri siciliani, appunto. Questo era già successo, ma quello che dice Ugo Capeto che vede è che vende sua figlia perché nel 1305 Carlo II di Angiò, appunto, consegnò in cambio di denaro la sua figlia giovanissima a Adazzo Ottavo d'Este. E quindi dice lui, la vende come i corsari fanno con le schiave. E questo è stato chiaramente un crescendo di cose terribili attribuite alla Casa di Francia, per cui lo stesso Ugo Capeto esclama, in totale sintonia con l'esclamazione che Dante aveva fatto per quel che riguardava la maledetta lupa. Lui esclama al verso 82, o avarizia, che puoi tu più farne? Poscia che al mio sangue a te si tratto che non si cura della propria carne. O avarizia, che puoi ancora fare? Che altro male puoi ancora fare? Se hai già attirato il mio sangue, cioè la mia famiglia, verso di te, che non si prende cura nemmeno della propria carne. Cioè, per avarizia, uno dei miei discendenti, dice con amarezza, Ugo Capeto, è arrivato a vendere la figlia. Vedete come questo peccato di avarizia, a differenza di altri peccati, insomma, che abbiamo, visitato nelle diverse cornici, ha una immagine davvero terribile per quel che riguarda le conseguenze, vero? Politiche e personali. E quest'ultima, diciamo, constatazione di Ugo Capeto è particolarmente significativa perché, come abbiamo detto più volte, Dante ha una visione dei beni materiali precapitalistica, cioè per Dante non esiste la proprietà privata come l'intendiamo noi. Per Dante tutti i beni di cui noi facciamo uso nel mondo sono, per così dire, in prestito affinché ci manteniamo mentre siamo nel mondo. E quindi il fatto che l'avarizia arrivi a un estremo tale che faccia vendere la propria carne, quando in realtà possedere beni materiali per Dante è giustificato solo per mantenere la propria carne, scusate, è la perversione totale del desiderio. Cioè, perché per Dante va bene che per mantenere i propri figli si desideri di avere, insomma, i beni materiali che servono a farli vivere degnamente. Ma voler accumulare dei soldi in cambio della vita della propria figlia è l'estremo opposto, è la perversione nella quale i soldi sono passati ad occupare il luogo più importante, a scapito non solo di tutti i valori spirituali che Dante sta sempre celebrando, ma addirittura di, diciamo, le cure mondane più nobili, che sono quelle della famiglia. Bene? Allora, io suggerirei di fare la pausa qui, anche se Ugo Capeto continua a parlare, perché altrimenti andiamo troppo in là e la pausa ci rimane un po' squilibrata. Quindi sono le 3:05, facciamo una pausa e alle 3 riprendiamo. Se volete potete inviare i vostri commenti o domande alla chat. Grazie.
Allora, riprendiamo dunque dal verso 85, sta sempre parlando Ugo Capeto con Dante, sdraiato nella cornice dell'avarizia, con la pancia attaccata alla pietra e con questo tono sarcastico con cui aveva detto per ammenda, adesso aggiunge, perché men paia il mal futuro il fatto, veggio in Alagna entrarlo Fiordaliso e nel vicario suo Cristo esser catto. Cioè, affinché il fatto e il mal futuro appaiano meno, e quindi per dissimulare, diciamo, la gravità di tutti i fatti che ho detto prima, vedo, e di nuovo, insomma, una profezia, che il Fiordaliso, che era lo stemma della Casa di Francia, quindi vedo le bandiere francesi entrare in Alagna e vedo che Cristo è catturato nel suo vicario. Qui il riferimento è a un fatto gravissimo agli occhi di Dante, accaduto nel 1303, che la storia chiama lo schiaffo di Anagni. In cui Guglielmo di Nogaret, inviato appunto da Filippo IV, questo re francese tra il 1303 e il 1314, che come vi dicevo Dante non nomina mai direttamente, ma disprezza sempre attraverso perifrasi molto dure, entra nella residenza del Papa Bonifacio VIII. E lo rapisce, lo sequestra, voleva ottenere le sue dimissioni e invece lui si rifiuta. C'è una ribellione del popolo romano, insomma, per difendere il Papa, ma nelle altre diciamo, occasioni in cui Dante si riferisce a questo fatto, che, ripeto, nonostante Dante consideri Bonifacio il male della Chiesa, essendo cattolico com'è, considera un fatto gravissimo questa offesa della Casa di Francia nei confronti del Papa e attribuisce la morte di Bonifacio, che infatti un mese dopo questo sequestro muore di infarto. E quindi Dante associa questa morte proprio all'offesa ricevuta. E allora vedete la gravità del, diciamo, simbolica di questo fatto, che si concluderà anni dopo con il trasferimento della sede papale ad Avignon, in Francia, e quindi la sottomissione del potere papale a quello del re di Francia direttamente, è tale che Dante considera, come leggiamo adesso, che Cristo stesso muore di nuovo quando il suo rappresentante in terra, cioè il Papa, viene offeso in questo modo. Perciò dice: vedo come entra la Francia in Alagna e vedo come Cristo è catturato nel suo vicario, cioè come se si ripetesse la passione di Cristo in questo fatto. E infatti al verso 88 aggiunge: veggiolo un'altra volta esser deriso, cioè lo vedo, vedo Cristo che un'altra volta viene deriso, insomma burlato dai suoi nemici. Veggio rinovellar l'aceto infiele e tra i vivi ladroni essere anciso. Lo vedo che rinovella l'aceto infiele, no? Ricevuto da Gesù appunto durante la passione, e lo vedo essere ucciso Cristo tra vivi ladroni, questa volta non tra ladri crocifissi anche loro. I vivi ladroni sono chiaramente questi inviati da Filippo il Bello, che erano entrati appunto a sequestrare Bonifacio. Sciarra colonna di una famiglia che si contendeva queste terre con la Chiesa, appunto, e Guglielmo di Nogaret.
E continuando con questa nuova passione moderna vissuta dal Papa, vedo il nuovo Pilato sì crudele che ciò non sazia, ma senza decreto portar nel tempio le cupide vele. Allora vedo Filippo il Bello, chiamato il nuovo Pilato, così crudele che questo non lo sazia, cioè non gli è sufficiente questa offesa al papato, ma vedo come porta le vele avide di denaro nell'ordine dei templari, senza decreto. Qui si sta riferendo al sequestro degli ingenti beni dell'ordine dei templari che Filippo il Bello ottenne, che il Papa sopprimisse come ordine, tenendosi tutte le loro ricchezze. E di nuovo, come aveva già fatto Dante, chiedendosi quando il veltro arriverà finalmente per cacciare questa lupa dell'avarizia, al verso 94, Ugo Capeto si domanda: o Signor mio, quando sarò io lieto a veder la vendetta che nascosa fa dolce l'ira tua nel tuo segreto? O Dio, no, Signore mio, quando io sarò lieto, dice Ugo Capeto, nel vedere la vendetta, cioè la giustizia divina, che nascosta agli occhi di noi umani, dentro il tuo segreto, cioè il segreto divino, fa la tua ira dolce, e cioè raddolcisce l'ira sapendo che ci sarà vendetta. E qui al verso 96 è finita la risposta alla prima domanda di Dante che riguardava la sua identità, cioè questo personaggio che non a caso si sta purgando di avarizia. Non solo dice a Dante chi era, cioè sarebbe bastato dire sono Ugo Capeto, vero? Ma racconta tutte le conseguenze che per generazioni avrà l'avarizia del proprio sangue. E questo è un fatto appunto eccezionale e è indicativo di quanto Dante consideri gravi le conseguenze sociali di questo peccato che è individuale, ma che comporta il male del mondo. Scusate, vedo qualcosa sulla chat che fu causa la causa dell'esilio di Dante è prima nei versi 73-75, e Ma cioè è conseguenza del Carlos de Valois con Bonifacio VIII, sì? Sì. Certo, L'entrata a Florenza, no? Ah, che sì. bene, è questo, grazie. Prego. E allora, al verso 96, dicevamo, è finita la propria presentazione personale. Adesso, dal verso 97, comincia la risposta alla seconda domanda di Dante, che era stata, vi ricordate, perché tu da solo stai facendo questi elogi alla povertà, che sono chiaramente gli stimoli che ricevono gli enti. E quindi al verso 97, Ugo Capeto continua: ciò che io dicea di quell'unica sposa dello Spirito Santo e che ti fece verso me volger per alcuna chiosa, tanto eri esposto a tutte nostre prece quanto il di dura. Ma come il Sannotta, contrario son, prendemo in quella vece. Allora dice, quello che io dicevo della povertà, cioè di quella unica sposa dello Spirito Santo, e che fece sì che tu ti volgessi a me affinché io ti spiegassi qualcosa per alcuna chiosa, è risposto a tutte le nostre preghiere, ce cioè lo diciamo sempre noi,
tanto quanto dura il giorno, cioè finché c'è giorno, noi facciamo tutti questi richiami diciamo, agli esempi di povertà. Ma non appena diventa notte, noi prendiamo un suono contrario al posto di quello e quindi diciamo gli esempi di avarizia punita. Vi ricordate che in tutte le cornici ci sono le due cose, no? Gli esempi della virtù opposta e gli esempi del peccato che si sta purgando in quella cornice. In questo caso è significativo perché ai soli tre esempi di povertà virtuosa che abbiamo sentito, no? La povertà di Maria nella stalla dove partorì Gesù, quella di Fabrizio, quella di San Nicola di Bari, si oppongono ben sette esempi di avarizia punita, suggerendo quasi che nel mondo prevale l'avarizia sulla povertà, vero? E quindi vediamo, siccome Dante e Virgilio sono lì, che stanno parlando con Ugo Capeto di giorno, e quindi Dante non avrebbe sentito questi esempi di avarizia punita che si dicono durante la notte, invece, in discorso indiretto, Ugo Capeto racconta a Dante che cosa dicono loro la notte. Va bene? Non è che Dante sente le anime che lo dicono, lui racconta. La notte, invece, noi ricordiamo questi sette avari puniti in vita. E allora, al verso 103, noi ripetiamo Pigmalione allotta, a cui traditore, ladro e parricida fece la voglia sua dell'oro ghiotta. Allora, il primo esempio di avarizia punita è quello del re di Tiro, Pigmalione, che era il fratello di Didone e che uccise suo zio e suo cognato, cioè Sicheo, il marito appunto di Didone, per cercare di ottenere le loro ricchezze, il che, da quello che ci racconta Virgilio nell'Eneide, non ottenne. Ma qui vedete, è molto interessante quello che fa l'avarizia in un uomo, perché mettiamo in ordine la sintassi di questi versi. Pigmalione, quello che la cui voglia sua ghiotta, cioè eccessiva, di oro, lo fece traditore, ladro e parricida, detto insomma in genere come uccisore di parenti stretti. Traditore che, come sappiamo fin dall'inferno, è il più grave dei peccati, ladro, un peccato di frode anche, e parricida. Di nuovo, insomma, quest'idea che era apparsa a proposito della vendita della propria carne, vero? Da parte dei re della Francia. Questo è il primo esempio. Adesso il secondo, verso 106. E la miseria dell'avaro Mida che seguì alla sua dimanda gorda per la qual sempre convien che si rida. Qui si ricorda, insomma, la storia pagana, classica, che Dante legge nelle Metamorfosi di Ovidio, del re Mida che aveva chiesto a Bacco che tutto quello che toccava diventasse oro e che poi muore di fame e di sete perché quando vuole alimentarsi o soddisfare la sete, tutto quello che tocca diventa immangiabile e impossibile da bere. E quindi vedete come alla fertilità della povertà di Maria si oppone questa volontà d'oro che diventa, insomma, ridicolamente letale, vero? L'oro che impedisce proprio l'alimentazione. E al verso 109, il terzo esempio, che insomma proviene questo dall'Antico Testamento, del folle Acan, ciascun poi si ricorda come furono le spoglie, sicché l'ira di Giosuè qui par che ancor lo morda.
Akan aveva rubato parte del bottino di Gerico, che in realtà erano beni di Dio, perciò Giosuè, come si racconta appunto nel libro di Giosuè, l'aveva fatto lapidare insieme a tutta la sua famiglia e ai suoi animali. Infatti dice che qui sembra che ancora lo stia mordendo l'ira di Giosuè. Il quarto esempio, questo preso invece dal Nuovo Testamento, dagli Atti degli Apostoli, indi accusiam col marito Saffira, il marito, vi ricordate, Anania e Saffira, che avevano cercato di tenersi una parte di quello che avevano ottenuto sui terreni venduti, avevano voluto, dovevano rendere questi soldi per l'aiuto dei fedeli a Pietro e si erano tenuti, insomma, parte dei soldi e Dio li aveva fulminati davanti a Pietro. Quinto esempio, verso 113, lodiamo i calci che ebbe Eliodoro. Eliodoro era il tesoriere del re della Siria Seleuco, che era stato mandato a rubare le ricchezze del Tempio di Gerusalemme, ma che, da quello che si racconta nel secondo libro dei Maccabei, era stato ammazzato dal calcio di un misterioso cavallo guidato da un misterioso cavaliere che aveva protetto appunto il tempio. Quindi lodiamo, dice lui, noi penitenti la notte, i calci che ricevette Eliodoro, quindi la punizione che ha ricevuto a causa della sua avarizia. E infine il settimo esempio, no, scusate, il sesto, al verso 115. Polinestor canci, no, scusate, inizia al verso 114 questa parte. E in infamia tutto il monte gira Polinestor che ancise Polidoro. Polinestor era il genero di Priamo che uccise Polidoro per avarizia, appunto, per rimanere con i suoi beni, che fu accecato da Ecuba. Dante fa riferimento a questo episodio di Polidoro sia nel tredicesimo dell'Inferno. Vi ricordate quando Virgilio rimprovera indirettamente a Dante il fatto di non aver ricordato l'episodio di Polidoro e di essersi sorpreso che dentro gli alberi ci fossero le anime dei suicidi? E poi nel canto 30 dell'Inferno di nuovo si ricorda e la pazzia furibonda di Ecuba, vedendo tutti i suoi figli morti. Le fonti sono le solite dell'Eneide e delle Metamorfosi di Ovidio. E infine il settimo esempio di avarizia terribile punita è quello di Crasso, al verso 116. Ultimamente ci si grida: Crasso dilci che sai, di che sapore è l'oro. Questo era un triunviro romano, Marco Licinio Crasso, che era tanto avaro che quando era stato vinto da Orode, lui gli aveva, che era il re dei Parti, aveva chiesto di tagliargli la gola e di riempirla con oro fuso, di portargliela così in manifestazione appunto della sua sete d'oro, e secondo quello che raccontano Tito Livio e Cicerone, gli era stato detto: volevi dell'oro? Adesso ce l'hai, vero? A lui morto con la testa piena di oro liquido. E allora vedete come Dante va prendendo gli esempi di avarizia da tutte le sue fonti e da tutte le epoche, quasi, e le va, al di là del fatto che noi abbiamo interrotto ogni volta, no, per metterci le note, ma questo cercate quando leggeremo il canto tutto di seguito alla fine della lezione. È interessante come, a differenza della
lentezza la pausa con la quale si ricorda la virtuosa povertà inizialmente, come si vanno accavalcando proprio gli esempi di avarizia, dando, cioè ottenendo lo stesso effetto di tutti questi corpi accumulati lì, per cui rimane proprio uno stretto corridoio affinché passino Dante e Virgilio. Allora, a questa domanda che aveva fatto Dante, cioè perché tu solo dicevi questo, finora Ugo Capeto ha detto: guarda che questi esempi li diciamo durante il giorno tutti, la notte diciamo gli esempi dell'avarizia punita. E adesso passa a spiegare perché Dante ha sentito lui solo che lo diceva. Verso 118. Talor parla l'uno alto e l'altro basso, secondo l'affezion che a dir ci sprona, ora maggiore e ora minor passo. Però al ben che il dici si ragiona, dianzi non era io sol, ma qui da presso non alzava la voce altra persona. Cioè, allora, talora uno di noi penitenti parla ad alta voce, talora a voce bassa, secondo l'affezione che ci sprona a dire a maggior passo o a minor passo, cioè a seconda della passione che abbiamo, che chiaramente si capisce è proporzionata alla potenza con la quale loro hanno ancora questa disposizione verso l'avarizia. Parliamo a volte a bassa voce, a volte ad alta voce, perciò aggiunge al verso 121, al bene che durante il giorno ci fa ragionare, ci fa parlare, cioè gli esempi di povertà virtuosa, prima dinanzi non ero io solo, dice quest'anima, ma qui vicino nessun altro alzava la voce in modo che tu lo potessi sentire. E quindi ognuno lo sta dicendo sempre questo. Quindi, finite queste parole, Dante e Virgilio si allontanano da quest'anima e danno inizio a un nuovo episodio che continuerà nei due prossimi canti, verso 124. Noi eravamo partiti già da esso e brigavamo di soverchiar la strada tanto quanto al poder ne era permesso, cioè noi, io e Virgilio, dice Dante, ci eravamo già allontanati da Ugo Capeto e cercavamo di superare la strada tutto quello che ci era permesso per via di questi corpi che intralciavano il cammino. Quando io sentì, verso 127, quando io sentì come cosa che cada tremar lo monte, onde mi presi un gelo qual prender suol colui che a morte vada. Allora, c'eravamo già allontanati con fatica, insomma, da Ugo Capeto, quando io, dice Dante, sentì come se cadesse qualcosa che rimbomba, un terremoto, cioè che il monte tremava. Per cui mi spaventai così tanto, dice Dante, che rimasi gelato come di solito rimane spaventatissimo quello che sta andando verso la morte. Questa contiguità che c'è fin da questo inizio tra il terremoto e la morte, come vedremo, avrà delle conseguenze, perché come voi sapete, quando morì Cristo ci fu un terremoto che abbiamo ricordato noi all'inizio del libro. Vi ricordate quando diciamo Dante è ancora nell'antinferno davanti al fiume Acheronte, e a un certo punto c'è un terremoto a causa del quale Dante sviene, e quando si sveglia è già nel limbo, nel primo cerchio dell'inferno, dall'altra parte del fiume. Quel terremoto che è stato fin dai commentatori antichi associato appunto al terremoto che ci fu con la morte di Cristo,
ci avverte in qualche modo che anche questo terremoto è legato anch'esso alla morte di Cristo, e la settimana prossima vedremo perché. Ma finora quello che sappiamo è che trema il monte, Dante si spaventa tantissimo e al verso 130 paragona questa scossa con quello che faceva l'isola dell'Egeo Delo, quello che insomma, quella che era stata creata da Nettuno affinché partorisse lì Latona, Apollo e Diana, cioè il sole e la luna, e che era sempre tremante, no? Finché Apollo non la rese stabile. Allora Dante, sentendo questo terremoto, chiaramente ricorda la condizione di quest'isola. Al verso 130, certo non si scoteo, sì forte Delo, pria che Latona in lei facesse il nido a parpurirli due occhi del cielo. Cioè certamente così forte non si scoteva l'isolotto questo di Delo prima che Latone facesse in lei il nido per partorire il sole e la luna, i due occhi del cielo. E dopo il terremoto, immediatamente al verso 133, poi cominciò da tutte parti un grido tale che il maestro inversò Messifeo dicendo: non dubbiare mentre io ti guido. Allora poi da tutte le parti del monte cominciò un grido tale che Virgilio, che chiaramente ha già avvertito, lo sa che Dante è spaventatissimo, si gira verso Dante e gli dice: non aver paura mentre io ti sto guidando. E il grido che cosa diceva? Verso 136: Gloria in excelsis Deo, cioè gloria a Dio nelle altezze, dicevano tutti, per quel che io dai vicin compresi, onde intenderlo grido si poteo. Da quello che io, dice Dante con la solita verosimiglianza, io potei capire da quelli che erano vicino a me. Queste sono le parole che hanno cantato gli angeli a Betlemme per celebrare la nascita del Redentore, da quello che ci racconta il Vangelo di Luca. E quindi riprendendo appunto quella scena, quindi abbiamo già avuto un'associazione tra il terremoto e la morte, e adesso un'associazione con la nascita di Cristo. Va bene? E infatti al verso 139 Dante riprende quella scena: noi stavamo immobili e sospesi come i pastor che prima udir quel canto, finché il tremar cessò ed el compiesi. Cioè io e Virgilio eravamo immobili, in sospeso, come i pastori che sentirono per la prima volta quel canto, appunto, da parte degli angeli, finché il terremoto cessò e il canto si chiuse. E al verso 142, poi ripigliammo nostro cammin santo, guardando l'ombra che giacean per terra, tornate già in sull'usato pianto. Cioè, io e Virgilio, dopo che cessò la scossa della terra e l'urlo, insomma, del monte, riprendemmo la nostra strada santa, dice Dante, guardando le ombre che giacevano per terra, che erano già tornate al pianto solito. Questo è importante perché Dante non lo dice esplicitamente, ma il fatto che Dante e Virgilio siano i soli ad essere in sospeso e che le anime dei penitenti, immediatamente dopo quest'urlo, tornino al loro contrapasso, indica che questo terremoto non è qualcosa di eccezionale che sorprende loro, ma che ogni tanto lo avranno sentito. Perciò dopo aver urlato così, tornano, insomma, ognuno in tutte le cornici, si capisce, a quello che stava facendo prima. E Dante, al verso 145, inizia, diciamo, una lunga frase che arriva fino alla fine del canto,
destinata a esprimere l'eccezionale acutezza della sua curiosità nei confronti di questo terremoto che, come dirà, non ha mai sentito di una tale intensità. Noi conosciamo Dante fin dall'inizio del cammino come uno particolarmente curioso, no? Che sta sempre a domandare le cose, che addirittura più volte Virgilio gli ha dovuto dire: adesso calma, ti aspetto un po', le cose ti saranno spiegate nel momento opportuno, no? Però di questo terremoto, insomma, della causa di questo terremoto, si accende in Dante un desiderio che, come lui dice, secondo la sua memoria, non provò mai così acuto per nessun'altra causa. E quindi leggiamo al verso 145: nulla ignoranza mai con tanta guerra mi fe desideroso di sapere, se la memoria mia in ciò non erra, quanta pareami allor pensando a bene. Cioè, nessuna ignoranza mi fece desideroso di sapere qualcosa con tanta guerra. Vedete la forza di questa parola? Dante sta soffrendo per sapere perché tremò il monte, se la mia memoria non mi inganna, quanto mentre pensavo mi sembrava allora di avere. Cioè, nel momento stesso Dante dice: la voglia che io ho di sapere ora non l'ho mai avuta mai prima. Questo è molto importante perché prepara noi ad una causa davvero straordinaria. Perché se Dante prova questa curiosità così estremistica, è evidente che le cause di questo terremoto non sono di questo mondo. Altrimenti Virgilio glielo potrebbe spiegare. E infatti la settimana prossima vedremo che è un miracolo quello che fece tremare il monte. Ma Dante, siccome Virgilio gli mette fretta, al verso 149, né per la fretta di mandare Eroso, né per me lì potea cosa vedere. Così mandava, timido e pensoso. Cioè, per la fretta non osavo domandare, non ardivo chiedere a Virgilio, scusa, posso chiedere alle anime che è successo? Né per me stesso, dice Dante, che rappresenta l'umanità, e quindi è evidente che la spiegazione di questo non è umana. Per me stesso, dice Dante, io non potevo vedere niente che mi chiarisse quale fosse stata questa causa del terremoto e dell'urlo. Così io me ne andavo, cioè continuavo a camminare, timido, cioè senza osare domandare, e pensieroso, cercando di cogliere l'occasione per domandare. Quindi il canto si chiude in suspense e circa la causa di questo terremoto, che sapremo la settimana prossima. Volete domandare qualcosa? No, grazie Claudia. Prego, grazie a voi. Allora lo rileggiamo. La settimana scorsa ci tocca un episodio stupendo, davvero bellissimo. Benissimo. La leggiamo. Contra miglior voler, voler malpugna, onde contra il piacer mio, per piacergli, mossi dell'acqua, non sazia la spugna. Mossimi, e il duca mio si mosse per li luoghi spediti pur lungo la roccia, come si va per muro stretto a merli. Che la gente che fonde a goccia tra gli occhi il mal che tutto il mondo occupa, dall'altra parte in fuor troppo s'approccia. Maledetta sia tu, antica lupa, che più che tutte le altre bestie hai preda per la tua fame senza fine cupa. O ciel nel cui girar par che si creda le condizioni di qua giù trasmutarsi, quando verrà per cui questa discesa? Noi andavamo con passi lenti e scarsi, e io attento all'ombre, chi sentia pietosamente piangere e lagnarsi, e per ventura udì
Dolce Maria, dinanzi a noi chiamar così nel pianto, come fa donna che in parturir sia, e seguitar, povera fosti tanto quanto vedersi può per quell'ospizio dove esponesti il tuo portato santo. Seguentemente intesi, o buon Fabrizio, con povertà volesti anzi virtute che gran ricchezza posseder con vizio. Queste parole m'erano sì piaciute, io mi trassi oltre per aver contezza di quello spirito onde parean venute. Esso parlava ancor della larghezza che fece Niccolò alle pulcelle per condurre ad onor l'ordovinezza. O anima che tanto ben favelle, dimmi chi fosti, dissi, e perché sola tu queste degne lode rinovelle? Non fia senza mercè la tua parola, s'io ritorno a compier lo cammin corto di quella vita che al termine vola. Ed elli io ti dirò, non per conforto che attenda di là, ma perché tanta grazia in te luce prima che si è morto. Io fui radice della mala pianta che la terra cristiana tutta dugia, sì che buon frutto rado se ne schianta. Ma se doagio lilla guanto e brugia potesser, tosto ne saria vendetta, e io la cheggio a lui che tutto giugia. Chiamato fui di là Ugo Ciappetta. Da me son nati Filippi e Luigi, per cui novellamente è Francia retta. Figliuol fui io di un beccaio di Parigi. Quando li regi antichi venner meno, tutti fuorcun renduti panni bigi, trovammi stretto nelle mani il freno del governo del regno, e tanta possa di nuovo acquisto e sì d'amici pieno, che alla corona vedova promossa la testa di mio figlio fu, dal quale cominciar di costor le sacrate ossa. Mentre che la grandota provenzale al sangue mio non tolse la vergogna, poco valeva, ma pur non facea mani. Lì cominciò, con forza e con menzogna, la sua rapina, e poscia per ammenda, Ponti e Normandia prese Guascogna. Carlo venne in Italia per ammenda, vittima fe di Corradino, e poi dipinse al ciel Tommaso per ammenda. Tempo veggio, non molto dopo ancoi, che trage un altro Carlo fuor di Francia per far conoscer meglio e sei suoi. Senza arme esce, solo con la lancia con la quale giostrò Giuda e quella punta sì che a Firenze fa scoppiar la pancia. Quindi non terra, ma peccato e onta guadagnerà, per sé tanto più grave quanto più lieve si ne danno conta. L'altro che già uscì preso di nave, veggio vender sua figlia e patteggiarne come fanno i corsar delle altre schiave. O avarizia, che puoi tu più farne? Poscia che hai il mio sangue a te si tratto, che non si cura della propria carne. Perché men paia il mal futuro il fatto, veggio in Alagna entrarlo Fiordaliso e nel vicario suo Cristo esser catto. Veggiolo un'altra volta esser deriso. Veggio rinovellar l'aceto di fiele tra vivi ladroni essere anciso. Veggio il nuovo Pilato sì crudele che ciò non sazia, ma senza decreto portar nel tempio le cupide vene. O Signor mio, quando sarò io lieto a veder la vendetta che nascosa fa dolce l'ira tua nel tuo segreto? Ciò che io dicea di quell'unica sposa dello Spirito Santo e che ti fece verso me volger per alcuna chiosa, tanto è risposto a tutte nostre prece quanto il dì dura, ma come il s'annotta, contrario suon prendemo in quella vece. Noi repetiam Pigmaliona all'otta cui traditore e ladro e paricida fece la voglia sua dell'oro ghiotta e la miseria dell'avaro Mida che seguì alla sua dimanda gorda per la qual sempre convien che si rida. Del folle Acan ciascun poi si ricorda come furo le spoglie sicché l'ira di Josué qui par che ancor lo morda. Indi accusiam col marito Saffira, lodiamo i calci che ebbe l'io d'oro, e in infamia tutto il monte gira Polinestor che ancise Polidoro. Ultimamente ci si grida,
Crasso, dici, sai, di che sapore è l'oro? Da lor parla l'uno alto e l'altro basso, secondo l'affezion che a dirci sprona, ora maggiore e ora minor passo. Però, al ben che il dici si ragiona, dianzi non era io sol, ma qui da presso non alzava la voce altra persona. Noi eravamo partiti già da esso e brigavamo di soverchiar la strada, tanto quanto al poder n'era permesso, quando io sentì come cosa che cada tremar lo monte, onde mi presi un gelo qual prender suol colui che a morte vada. Certo non si scoteo sì forte d'elo pria che la tone in lei facesse il nido a parturir li due occhi del cielo. Poi cominciò da tutte parti un grido tal che il maestro inverso me si feo, dicendo non dubbiar mentre io ti guido. Gloria in excelsis tutti Deo dicea per quel ch'io da vicin compresi, onde intender lo grido si poteo. Noi stavamo immobili e sospesi come i pastor che prima udir quel canto, finché il tremar cessò ed el compiesi. Poi ripigliammo nostro cammin santo, guardando l'ombre che giacean per terra, tornate già in sull'usato pianto. Nulla ignoranza mai con tanta guerra mi fe desideroso di sapere, se la memoria mia in ciò non erra, quanta parea mi allor pensando avere, né per la fretta di mandare eroso, né per me lì potea cosa vedere. Così mandava, timido e pensoso. Grazie dell'attenzione, ci vediamo allora la settimana prossima.